Elezioni 2020, tutti i numeri del Vicentino. Le urne segnano un'affluenza che si attesta sotto il 70%. Non è un successo da tutto esaurito, ma il voto conserva il suo appeal. Il referendum per il taglio dei parlamentari ha un richiamo più forte e nel Vicentino segna un'affluenza del 69,3%, superiore alla media veneta, che si ferma al 67,54%, e inferiore solo a Padova. Le regionali hanno un risultato quasi scontato. Zaia è il governatore più amato d'Italia e lo conferma sin dal primo spoglio delle schede. Insomma, non c'è gara e forse per questo la corsa per la poltrona di presidente del Veneto nel Vicentino richiama un'affluenza del 61,79%, superiore comunque alla media regionale che si ferma al 61,14%. Nel Vicentino l'affluenza record per il referendum viene toccata a Tonezza del Cimone, che arriva a un acuto del 79,82%, mentre il comune, che si appassiona meno al taglio dei parlamentari, è Enego, dove vota solo il 63,75% degli aventi diritto. Per le regionali è a Cogollo del Cengio l'affluenza record, 71,89%, Posina la più bassa, 31,07%. Grazie.